cittadini di Torre del Greco divisi sull'efficacia del nuovo DPCM. Abbiamo chiesto ai torresi le opinioni sulle ultime severe disposizioni annunciate ieri dal Premier. Alcuni intervistati trovano giuste le misure adottate per fronteggiare l'emergenza, ma per tanti il ritorno alla normalità sembra essere ancora molto lontano. Nuovo DPCM, chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, le attività di ristorazione chiuderanno alle 18, che cosa ne pensa? Allora io penso che comunque abbiano sbagliato a chiudere cinema e teatro, perché è stato troppo un settore molto, molto colpito, quindi io penso che hanno sbagliato troppo, ci sono troppi ragazzi vicino ai bar, troppe persone senza mascherine, perciò mettiamo la mascherina. Io penso che per la sicurezza nostra tutto questo va benissimo, perché la gente è scostumata, la gente non si attiene alle regole e allora ben venga che si chiuda tutto. Penso che per adesso sia forse l'unica cosa fattibile, perché ciò che ha detto De Luca di chiudere tutto assolutamente non è fattibile, ma perché l'economia ne risentirebbe, sarebbe completamente in ginocchio. Quindi almeno cerchiamo adesso di dare una restrizione e magari cerchiamo di limitare gli afflussi nei reparti Covid. Quindi io sono pro questa restrizione, assolutamente non sono contro la chiusura, ma nemmeno sono stata una che ha appoggiato ciò che è accaduto a Napoli, assolutamente, perché con la violenza non si ottiene nulla. Quindi forse queste restrizioni potrebbero servire a far diminuire questo afflusso presso i reparti. Poi vedremo tra un mese, perché da quello che ho capito da questo DPCM è fino al 24 di novembre. Quindi la scuola è giusta che sia in didattica a distanza adesso. Cerchiamo di utilizzare una sorta di calmiere per questo afflusso di Covid e poi vedremo. Io credo che tutto quello che il governo fa è tutto giusto, perché se lo fanno perché per farci stare meglio, per tentare di tagliare l'incremento dei contagi. Che cosa ne pensa invece della chiusura delle scuole? La DAD funzionerà? No, non va, perché non tutti sono dotati di PC, di computer, eccetera. Penso che sia un po' esagerato, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e le pizzerie, e poi per la cultura che ormai sta andando proprio. Bisogna prendere le misure, però dobbiamo essere coscienti, ognuno di noi, a saperci comportare, ma tutto questo penso che non serve tanto. Al di là del DPCM credo che la situazione sia drastica e spero che quanto prima si possa trovare una soluzione in tutti i settori e in tutti i campi. Attualmente Torre del Greco, ma come tutta la provincia e tutta la regione, è totalmente ferma, come tutta l'Italia, e si spera di andare avanti e cercare una soluzione effettiva in tempi brevi e reali. Che cosa accadrà dopo il 24 novembre? Quali sono le tue previsioni? Guardi, spero che si ritorni alla normalità, ma penso che sia quasi impossibile. Penso ci voglia del tempo per maturare tutto quello che sta succedendo. Aspettiamo, vediamo, noi combattiamo. Più di questo non possiamo fare. Speriamo.